Bentornati, incredibile, sulla Sus Run con il nostro Sus incredibile nel vastissimo mondo di Elden Ring Shadow of the Earth Tree. Come vedete, nuova maglietta, nuovo giorno di registrazione. Incredibile, ragazzi, l'altra volta ho esagerato. Mi sono messo il limite di 2 video di Elden Ring a botta quando vengo qui, per fare in modo tale da controllare tutti gli altri video incredibili che sto registrando dietro le quinte incredibili. E poi l'altra volta non ho resistito a Rellana, incredibile, donna pazzesca. Ho registrato il terzo video dove abbiamo sconfitto Rellana. Siamo andati in questa specie di forgia Sus, dove non entrerò mai più perché quei golem, almeno per Sus, sono la cosa più counterosa dell'universo. Comunque abbiamo preso il tesoro della forgia, incredibile, e adesso dobbiamo andare a esplorare le zone attorno a questa forgia incredibile. Mi sembra di aver visto del veleno. Che fai, te ne privi di mettere un'ennesima zona di veleno in Elden Ring? E no che non te ne privi, ragazzi. Quindi probabilmente oggi andremo in Veleno City, se vogliamo. Tranquilli, Sus, ragazzi, è sempre qui presente, incredibile. L'unica cosa che voglio fare, se non sbaglio, l'altra volta avevamo parlato con tutti gli NPC, tranne andare a parlare con la Megera. Magari parlare con lei adesso che abbiamo eliminato Rellana ci vuol dire qualcosa di incredibile, ragazzi. Perché lei voleva morire. Noi non l'abbiamo fatta morire, perché ho pensato, sai, no, from Sus, magari c'è qualche segreto Sus se la lasciamo in vita, no? Quindi voglio andare un attimo a controllare. Eliminiamo questi tizi, no? La piromanza Sus. Cioè, io sarei tentato di eliminarla, però, ripeto, magari nasconde qualche segreto. Facciamo un giro degli NPC di nuovo, ragazzi, perché mi ricordo ci avevamo parlato. Però allo stesso tempo, Sus, tu non mi dici niente. Non gli posso dire neanche che ho trovato un'altra croce. Tu? Parla con Mor. No, mi dice le stesse cose, acquista. Vabbè, compriamo tutto da lui, magari comprando robe mi aumenta i dialoghi. No, non mi dice niente. No. Gli altri sono qui, che c'è solo Freya, perché l'altro si è spostato vicino Leda. Ah, giusto, avevamo trovato la lettera di un monaco, Sus, quindi un altro personaggio ancora. Infatti erano parecchi, erano tipo 7-8 circa. Ok, non mi dice niente. Quanti ne abbiamo incontrati per adesso? 1, 2, 3, 4, 5. Sì, ne mancano, mi pare, altri 2 o 3 di NPC. E poi dobbiamo andare quassù a parlare con Leda, anche se ci avevamo parlato, e con il tizio del crogiolo che adesso si è spostato e ci ha dato pure la parte 2 della mappa Sus. Sì, lui dice che dobbiamo versare del sangue, Sus. E poi parliamo di nuovo con Leda, tante volte. No, ok, mi dice le stesse cose. Ok, abbiamo fatto il controllo degli NPC e possiamo andare avanti. Allora, torniamo qua e andiamo dritti, ragazzi. Oggi mi sarei riuscito a registrare solo un video di Elden Ring. La vedo difficile registrarne due, perché di backup sto messo bene sia con i video di Wuthering Waves, Palward e Zellen Zone Zero. Allora, andiamo a vedere questo luogo oscuro incredibile. Pazzesco assurdo, yeah. Qui avevamo esplorato tutto. Avevamo trovato pure la balestra Sus. Lì c'è la forgia, incredibile. Vabbè, niente, volevo punzecchiare il tizio, ma non ci sono riuscito. Ok. Ah, lì c'è una casetta, ho visto. Una casetta in lontananza, Sus. Grasso festivo. Questo non l'ho mai visto, ma lo leggiamo. Quella montagna l'abbiamo visto a inizio serie. Io ho fatto la battuta che assomiglia al Monte Gelmir dei poveri, però non credo ci arriveremo. Allora, ah, ma siamo scesi. Ah, questo passaggio ti porta qui sotto. Ah, invece questo ti porta qui sopra. Ah, io voglio andare a quella casetta laggiù, ragazzi, la vedete? No, prima stavo dicendo che in tutto questo c'è anche un mezzo monaco che vuole fare un combattimento con noi. Ci ha detto che vuole duellare con noi, ma non so neanche dov'è il monaco, quindi. Allora, mi sa che era scritto nel foglietto, mi sa tipo est. Vabbè, poi ci andremo dal monaco Sus. Allora, arriviamo per curiosità a quella casetta e poi facciamo la parte sopra. E in caso andiamo a prendere le mappe, ragazzi. Ok, sommo potentato 7. Piano piano li stiamo trovando tutti. Ok, qui possiamo jumpare tantissimo. Ok. Ah, finalmente ne abbiamo trovata una. Vi ricordate che avevamo trovato tipo intorno al secondo o terzo episodio un cartellino che ci diceva che se c'erano tipo dei luoghi in cui non possiamo entrare, rompendo le rocce magicamente, Sus, possiamo usarle. Quindi magari dobbiamo romperla quella. Ok. Tugurio dell'anziano. Talismano del terribile. Ok. Siamo un drago, Sus. Oh, Bale. Drago tiranno, bruciano ancora le tue ferite. Pure il drago tiranno, eh beh, mi mancava. La tua furia è ancora al culmine, ragazzi. Serio, dobbiamo eliminare un dragone Sus. Presto, presto, semino comunque distruzione. Distruggi i presuntuosi saccenti tutti, senza risparmiare alcuno di quegli arroganti.
Non so se è la prima volta, perché sto pensando al The Ring normale. E il The Ring normale non faceva questo. Cioè, la bestia divina, se parli con la tipa e vedi la testa, fai uno più uno, c'è la bestia divina come boss a Legacy Dungeon. Noi abbiamo visto il talismano di Rellana e poi il boss era Rellana. Ora mi fai trovare un trinket di un drago che si chiama Bale in una montagna e allora il boss della montagna è il drago. Cioè, è figa perché hai questa cosa che ti fa capire che il boss futuro che incontrerai di trama, a quanto pare. Però, allo stesso tempo, lasciami un po' di, sai no, curiosità. Mi stai dicendo troppi boss Elden Ring, capito? Pure Elden Ring normale, per carità, Radahn, Rennala, Godfrey, erano boss che sapevamo, però c'erano pure quelli sus che non sapevi niente, no? Sai no, Farumasula, io almeno non me lo immaginavo, Malekith, no? Mog, stessa cosa, no? Qui invece me li stanno dicendo tutti, eh? Per carità, va bene tutto, eh? Aumenta la potenza del magma. Ah, questa è per farti la build con i poteri della piromanzia del magma. Vabbè, ci sta. Talismano raffigurante terribile drago del picco frastagliato, ragazzi. Che incubo sarà sta roba, eh? I cui ruggiti fanno ribollire la furia magmatica del monte. Aumenta la potenza del magma. L'orrendo drago si chiamava Bale. Creatura di distruzione. Il cui scontro con l'antico lord draconico, Placidusax, provocò indicibili ferite a entrambi. Quindi lui ha perso la sua terza testa contro questo, ragazzi, che spettacolo. Ed è stato ferito pure questo. Io mi sto immaginando cose, perché se è cattivo quanto Placidusax. Perché la Placidusax con Sus non ci ho messo tanto a eliminarlo. Però questo col magma. Ragazzi, vabbè, con calma. Vaso velenoso grande, non avevo dubbi. Si applica sull'armamento su cui è attivo un incantesimo festivo. Che vuol dire festivo? Che mica siamo in Enotria. Che fornisce una ridotta quantità di rune quando il possessore mette a segno un attacco. Carino! È un buff per guadagnare più rune, quindi questo lo puoi mettere per farmare l'inferno, veramente. La festa è una tradizione antica e talmente radicata da essere tacitamente tollerata dall'albero madre. Ok, adesso facciamo il giro sopra, invece. Perché non credo di essere perso oggetti là sotto, ragazzi. Mi sa che era solo una strada verso quello. Perché dai, se poi non trovi questo talismano, vai nella montagna sus e ti becchi il dragone sus. Dai! Ti ucciderò col potere del fuoco. Vai, fuoco incredibile. Dai. Le armi del profumiere sus. È il momento di affrontare un vero guerriero. Ok. Peccato che non posso fare il riposto, però, insomma. Ci sta. Ascia da soldato di Mesmer. Ah, lancia celebre. Ah, ho beccato sia la lancia di questi tizi sus che la loro ascia. Ci sta, dai. Allora, andiamo prima da questa parte. Wow, non me l'aspettavo. Però aspetta, ora sono curioso, scusami. Se io prendo la mappa che mi ha dato il tizio l'altra volta, mo voglio vedere se è vero. O questa è un'altra di quelle extra, fa un po' vedere. No, e questa è extra, perché queste sono della parte sopra. Questo è della parte sotto, quindi questa è una extra, mi sa. E c'è un altro NPC, dai. Quindi ci manca il monaco da scoprire ancora. Allora, come si chiama questa grazia? Croce del sentiero delle colonne. Ok. Frammento che ancora, ragazzi, non li ho usati, ma ho paura che la mia challenge durerà non so ancora quanto, eh. Sus. Ma guardalo. Ha una maschera che sembra vagamente quella di Varre. Sei l'audace senza luce. Lady Leda mi ha parlato di te. Un'altra anima senza luce condotta qui da Migra Gentile. Ok. Orbene. Che sia un nuovo inizio per entrambi. Mi spiace, ma purtroppo non posso vantare molte qualità. Non mi distingo né per vigore né per acume. Sono sempre stato così fin dalla nascita. L'unica arte in cui eccello è quella del veleno. Sono desolato. Acquista. Ok, quindi eccelle nel veleno. Infatti vende tutta roba di veleno. Fungo tossico. Bottiglia di profumo mortale. Gli attacchi rilasciano una polvere aromatica che produce un veleno mortale. Alcune tecniche di profumeria prevedono l'uso del veleno. Una volta scoperto, Trioli si dedicò allo studio fino alla sua maestria. Getto di veleno mortale. Agita la bottiglia di profumo sopra di sé spargendo polvere aromatica di veleno mortale su un'ampia area. La tossina aleggia nell'aria depositandosi lentamente. Sus lo farò diventare un profumiere, vedrete. Non esitare a chiedere se dovessi necessitare di altro veleno. Non lo so, è Sus lui. Allora fammi capire, sono identiche a queste? Ma causano veleno? No, ragazzi, ma che mi stai dicendo? Queste, ragazzi, le porto tutte sopra, ve lo dico, mi fanno impazzire a me come arma. Vediamo un po' se ha lo stesso moveset. Ok, lo stesso moveset, però di veleno. No, ragazzi, ma che mi stai dicendo? Ma dai. Ma che cosa avete creato? Però sus, ragazzi, le porteremo sicuramente sopra. Sono curiosissimo di vedere quanto avvelenano.
Dai, ma che cosa carina! Allora, per curiosità, allora torniamo da questo qui. Vediamo un po' se è interessato al fatto che ho trovato un'altra croce. Vorrei avere più interazioni con quest'uomo. Io gli ho detto solamente una croce, che era quella del castello. A meno che a lui interessino solo le croci che non sa. No, niente, non gli frega niente, ragazzi, a quest'uomo. Vabbè, è veramente sus. Allora, andiamo a esplorare quest'area attorno a questo NPC nuovo. Altrimenti tocca andare a prendere la mappa, ragazzi, perché io esplorare senza mappa non mi fido. Proviamo questo pezzetto qui sopra, a sto punto. Qui abbiamo trovato l'NPC, saliamo un attimo, va? Sì, è un cimitero normale. Non vedo niente di... Ah, ma questo l'hai visto, ragazzi? Ci stava messo sus quello cattivo. Ok. Beh, qui c'è roba, però, eh? Non so se è una coincidenza, l'ultima volta che c'erano questi vermi c'era uno di quei... Non dico, no, dungeon, di quelle però mezze chiesette sus con un boss subito. Quindi non lo so se loro... Se no, indicano quello, sus. Ah, è qui. Le braccia, le gambe giacciono in sanguinosa rovina. Allora, io... Squisito dolore. Allora, dato che questo secondo me non sta benissimo, allora intanto ci accendiamo la grazia, con calma. Perché questo è abbastanza sus. Come si chiama? Punto di sosta del sentiero delle colonne. E adesso parliamo con questo tizio. Chi sei, scusami? Ma è il monaco? Non so se è il monaco sus, mi viene in mente solo lui. Chi sei? Ignobile Bane. C'è ancora vita in me. Presto banchetterò con il tuo cuore. Anche tu conosci la paura. Allora, lui deve aver affrontato il drago e deve aver perso una gamba. Però quindi questo è il percorso per andare dal drago? Ahiaia, ragazzi. Noi abbiamo visto a inizio mappa che c'era, però non era qui, era tipo qua giù, una mega viverna gigante morta. Quindi non so, lì c'è una viverna gigante. Possibile che la viverna gigante l'ha eliminata sto Bale? Ah, Egon si chiama. Ok, va bene, Egon, va bene, sus. Infatti mancava qualcuno del culto dragonico, che a quanto pare, insomma, vuole banchettare col cuore di Bale. Pensa a mangiare il cuore di un drago così assurdo. Diventi veramente fortissimo. Questo vuole farmi la sorpresina, ma io l'ho visto. Ah, che carino che piano piano troviamo il set di questi cosi, eh. Abbiamo trovato i pozzini. Gli uccelli becchini sono golem antichi creati per vegliare sui sepolcri spiritici in cui convergono tutti i defunti. Eh sì, ragazzi, qua è un continuo di questi beccaccini. Alcuni sparano un raggio sus, altri no. Vabbè, ammazziamoli almeno una volta, in caso. Poi non li ammazziamo più. Allora, questa torre, tra l'altro, la vedevamo da lontano, eh? Cosa nasconderà mai questa torre, sus? Ora lo scopriremo, incredibile, ragazzi. Colonna dell'oblio. Ok. Wow, tra l'altro è diventato giorno, sus, era notte fino a poco fa, wow. Quella è la casetta che abbiamo visto. Lì c'è un altro castello, mamma mia, ragazzi. E lì c'è un altro castello. Quella è il Legacy Dungeon della Bestia Divina. Quello lì davanti sarà il Legacy Dungeon finale. Qui c'è la montagna assurda. Ah, eccolo il drago morto, vedi? Mi manca pure il cuore, quindi qualcuno si è pappato il cuore di quell'affare, eh? Ti immagini? Addirittura un item leggendario. Ah, ok, qui era forgiato del drago antico. Ok, e qui che mi dici? Il centro dell'interregno, il ricettacolo di ogni morte ove vengono soppresse. Beh, una frase importante, però sus allo stesso tempo. Quindi che è tutto nato da qua, praticamente, il senso è questo. Ci rimane da esplorare solo da questa parte, ma non credo ci sia niente. C'erano degli uccelli che guardavano in basso, però non lo so, eh. Io pensavo che quei vermini, sinceramente, indicassero... Se no, uno di quei luoghi, come vi dicevo poco fa, dove c'è un boss dentro. Invece no, questi sono messi randomicamente così. Ragazzi, sto controllando, ma non c'è niente qua. Mi sa che dobbiamo andare per forza avanti lì. Tu non mi dici niente, eh? Risparmia la tua crudeltà. No, non dice niente, ragazzi. È rimasto traumatizzato questo Drago Sus. E noi lo dobbiamo pure affrontare. Ah, sarà divertente. Però non penso sia questa la strada per andare a Drago Sus, ragazzi. E sta nella montagna. Uomo drago antico. Ragazzi, no. Non voglio soffrire come l'ultima invasione, eh. Con calma, qui ci andiamo proprio cattivi, eh. Con calma. No, 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 amico mio. No, no, no. No, 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 con calma. Bella arma comunque. Wow.
No, 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 no. Tra l'altro usa il potere del magma perché lui sarà dalla parte del drago. Del drago. Cavolo. No, 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 no. Guardalo, guardalo. Ma che figo. Eh no. Mi dispiace, fratellino. Fichissimo che usa i poteri dragonici. Fichissimo. Scusa, riposiamoci un attimo al falò, ragazzi, perché questo combattimento mi ha fatto usare tutta il mana che avevo, scusatemi. Uomo drago, ma ha droppato niente però, peccato. Tutte statue di drago decapitate, tra l'altro, eh. Qui la decapitazione va forte, vedo, eh. Decapitano Marika, decapitano il tizio delle... che ci dà le polverine sus per l'esame. Qui decapitano tutti. Sembrava vivo sto coso, ok. Ok, ragazzi, mi sa che questa è la strada per la montagna? Fossa del drago. Proprio così. Proprio brutale così, me lo dici? Mannaggia, ragazzi. Ah, ma qui è una roba seria, eh? Fossa del drago. Ci sono i nostri amici di Farumasura, giustamente. Questo lo facciamo nel prossimo episodio, perché mi dà l'idea di boss fight qua, palese. Sarà pure bella tosta, secondo me. Dragone a livello di Paracitusax, ragazzi, ci siamo capiti. Allora, prima di chiudere l'episodio, facciamo una bella cosa. Cioè, andiamo a prendere queste due mappe. Una mappa qua e una mappa qua, senza esplorare e prendere oggetti. Prendiamo solo le mappe. Direi di fare così. Prossimo episodio, ragazzi, inizieremo dal drago sus e poi torneremo nella zona di veleno, però questa volta sus, con la mappa incredibile. Allora, andiamoci a prendere le mappe. Una sta davanti a quel coso, e ho appena visto che c'è un cavaliere sus. Prendiamo solo le mappe, ragazzi, e poi queste aree le esploreremo in futuro. Quanto può essere cattivo uno di questi a cavallo? Cioè, immaginati la cattiveria, proprio. Dai, fuoco incredibile. Ammazza. Eh già, amico mio. Eccola qua. Alto sombra. Sono quattro aree. Qui c'è un'altra mappa. Questa non ci arriveremo mai. Ragazzi, io ho fatto tutto questo perché volevo la mappa della parte sotto. Ah, fesso a chiotto che non sono altro. La mappa della parte sotto? Aspetta. Andiamoci a prendere pure quest'altra mappa. Ci possiamo andare? No, mi sa che non ci possiamo. No. Da qui possiamo andare qui, forse. Io mi immaginavo un pezzetto così, ma non così grande, ragazzi. Ma quanta roba hanno messo. È assurdo. E la descrizione che dice? Altopiano occupato dall'esercito di Mesmer che si affaccia sull'albero d'ombra a nord-est e che deve il nome alla sua controparte nel regno dell'albero madre. Al suo centro giace la Rocca delle Ombre. Qualcosa mi dice che Mesmer dorme lì, eh? Allora, da questa parte si va da quest'altra mappa. Vorrei andare a prendere quella mappa lì a questo punto. Mi dispiace, ragazzi, che ho fatto tutto questo per avere la mappa della zona del veleno, ma niente, ragazzi, tocca farla senza mappa. A meno che c'è un percorso sus che non conosco, giustamente, perché è la prima volta che ci gioco. Allora, io provo, ragazzi, però... Poi qui la riesploriamo con calma, voglio solo la mappa. Ah, che belli gli orsetti. No, ragazzi, niente, questa qui non la possiamo prendere ancora. Ah, pure un dungeon. Niente mappetta numero 2. Vabbè, apriamo almeno questo, dai. Siamo arrivati fino a qua. Ragazzi, niente, catacombe del Varco Nebbioso. Vabbè, apriamo il falò qua e poi salutiamo qua, ragazzi. Peccato, volevo prendere almeno l'altra mappa, ragazzi. No, non si può fare. Eh sì, questa mappa chissà come ci si arriva. Dai, più bello che la esploriamo senza, dai. Va bene così. Tra l'altro non ho provato la lancia di questi tizi, ma non credo abbia moveset unici la lancia di questi soldi. Ha un moveset unico la lancia di questi cosi? Non ci posso. Ragazzi, la state guardando? È un R1 unico, ma dai! Ma meno male che l'ho provata! E a due mani? Sì! La lancia di questi soldati ha un moveset unico. Bellissimo. Ha un moveset unico, quindi pure l'ascia ci avrà un moveset unico a sto punto. Allora, non sono un esperto di ascia, ma l'R1 mi sa che... Mi sa che è unico? Vabbè, fa l'urlo classico. Ok. Carino. Allora, ultimo test del video. Voglio provare le boccette velenose più 0 contro un soldato. Cioè, 68 di veleno, non mi sembra poco, no? Ah beh, vedi, 4 colpi è già avvelenato. Ragazzi, lo sai che è spicy pure così? Non aumenta il danno quando sono avvelenati, però... Non è male. Ok. Vabbè, ragazzi, per il prossimo episodio porterò su queste ampolline del veleno e le proveremo contro il drago sus. Così abbiamo marcescenza e pure veleno. Direi che il nostro sus sta diventando veramente fortissimo. Guardalo.
Sus velenoso. Fantastico. Ragazzi, ma ne vogliamo parlare della potenza del vostro Sus incredibile che sta ottenendo tutti gli elementi. Sus, adesso al fuoco Sus e il veleno Sus e alla marcescenza Sus, e Sus sta diventando inarrestabile. E tu, Bailey, o come ti chiami, drago magmatico, ma non lo sai che Sus ha eliminato un sacco di draghi? Sus, tu sarai l'ultimo di una lunga lista di draghi che hanno provato ad affrontare Sus e hanno fatto la fine che meritavano, cioè sconfitti e umiliati. Sus, e con queste parole di incoraggiamento di Sus, ragazzi, direi che questa puntata incredibile può finire qua. Ci vediamo nel prossimo episodio con le armi velenose maxate e proveremo a fare la caverna del drago Sus. Cosa succederà incredibile? Lo scopriremo nel prossimo episodio pazzesco assurdo che registrerò, mi sa, tra poco incredibile, così, tanto per godere tantissimo. Al prossimo episodio!